In origine il Colosseo non si chiamava così. L'edificio, infatti, iniziò ad essere costruito nel 70 d.C. dall'imperatore Vespasiano e i lavori terminarono soltanto 10 anni dopo, nell'80 d.C., con il figlio Tito. Questi due grandi imperatori romani appartenevano alla cosiddetta gens Flavia, la gens che succedette all'ultimo imperatore della dinastia Giulio-Claudia, Nerone, alla guida di Roma. Proprio da loro l'edificio prese il nome di Anfiteatro Flavio. Ma allora perché noi oggi lo conosciamo come Colosseo? Molto probabilmente questo perché l'edificio sorge nell'area che allo stesso tempo ospitava una statua colossale di Nerone, appunto il Colosso. Non sono quindi solo le dimensioni colossali di questo edificio ad essere causa del suo nome. Anzi, Vespasiano e Tito decisero di cambiare i connotati di quella statua di Nerone, che volevano nella loro propaganda dipingere come un vero e proprio tiranno, e così la statua venne trasformata in quella del dio Sole.